Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, nuova location, ma non quella definitiva. Video di oggi, Filippo Pici. Moltissimi mi avete mandato il profilo di sto ragazzo e adesso ho capito perché. Sto tizio è letteralmente un bodybuilder che fa calisthenics, cioè come potete vedere dalle foto tra l'altro. Ha un upper body di un cavolo di classic physique, ecco. È talmente grosso che io non riesco a capire come faccia ad avere delle prestazioni del genere in ciò che fa, ovvero calisthenics, con queste masse muscolari. E molti ovviamente gli danno il dopato, che posso capire. Io ho contattato Filippo, gli ho fatto qualche domanda e queste qua sono le sue risposte alle mie domande. Allora, Filippo ha 31 anni, mi alleno da tutta la vita in pratica, avendo fatto diversi sport. Comunque sono entrato nell'ottica di migliorarmi sia esteticamente che a livello di forza verso i 13-14 anni, quando ho cominciato ginnastica artistica. Quindi che mi alleno seriamente sono 17-18 anni. Ho fatto per tanti anni anelli a ginnastica, negli ultimi anni ho integrato anche tante bombe, zavorre, sia nelle trazioni, sui dip e sui piegamenti in verticale zavorrati. All'inizio del mio percorso, non mi ricordo quanto pesavo precisamente, ero un ragazzo tanto magro, penso intorno a 65 kg, adesso ne peso 96, sono alto 1,76. Filippo è HP+20, ok? Di puro tessuto muscolare, sto ragazzo è stradefinito, io direi col mio occhio 8, massimo 9% di massa grassa. No, non ho mai fatto uso di sostanze dopanti, sono drug free. HP+20, percentuale di massa grassa 8%, drug free. Questo è un caso genetico, ragazzi. Filippo, tra te e me, c'ha un fisico assurdo, cioè, ma le tue prestazioni mi lasciano veramente a bocca aperta. Sei veramente forte in ciò che fai. Ho trovato questo video su internet, ascoltiamolo insieme. Allora, c'è da dire a suo coso che non ha fuori molto i deltoidi. Questi qui, che sono i primi ricettori del dolore. Non ha molto a palla di cannone. Quindi per cui, hai capito? Filippo, non ascoltare, hai delle spalle immense, sono due palle di cannone. Ma non riesco a capire questo, come fa a dire che non sono grosse le tue spalle, sono immense le tue spalle. Ma cosa stai dicendo? Tirati fuori la maglietta, voglio vedere una roba. Levati tutto, voglio vederti la schiena. Ma per curiosità, non è che sono robo. Puoi girarti? È grosso, ragazzo. Il ragazzone è grosso. Guardate le spalle, non so di palle di cannone. Secondo me potrebbe essere natura. Te lo spiego perché? Perché uno degli effetti collaterali quando prendi le porcate sono tutti i brufoli, tutte le robe. Lui c'ha un'ottima qualità della pelle. È vero, come abbiamo visto anche nei miei video precedenti, l'acne è uno degli effetti collaterali più conosciuti di quando si fa utilizzo di steroidi, anche perdita di capelli, eccetera. Ma Filippo non presenta nessun effetto collaterale del genere, ha ancora i capelli e non presenta acne sulla sua pelle. Ma la genetica gioca il suo ruolo, ovviamente. Io vi posso fare una lista di tantissimi bodybuilder che hanno la pelle pulita e hanno ancora i capelli. Ciò non vuol dire che il nostro amico Filippo non faccia utilizzo di sostanze dopanti. Adesso, se io penso che Filippo sia naturale o meno, guarda, Filippo, hai delle masse veramente impressionanti. Io però devo dire la mia. Secondo me tu fai utilizzo di qualche sostanza. Adesso, detto ciò, io posso sbagliarmi. Se io dovessi sbagliarmi, ti ho appena fatto il complimento più grande della tua vita. Però a me sorge questo dubbio. Se tu sei così grosso da natural, questo non è un invito che ti sto facendo di prendere steroidi, ma se dovessi prendere gli steroidi, secondo me in qualche anno li possiamo vedere sul Mister Olympia. Mi piace fare questo paragone con te. A me piace prendere Nick Walker. Questo qua è Nick Walker quando era natural. Ragazzi, mettiamo a paragone Nick Walker e il nostro Federico Pici. Chi è più grosso da natural? Federico è immenso. Questa è una foto di Federico nel 2018, questo su 5 anni fa. Filippo, c'avevi 26 anni qua, ma state a vedere che upper body aveva Federico? Questo è Nick Walker da natural, questo è Nick Walker quando ha iniziato a prendere steroidi, è ancora più grosso Federico. L'unica cosa che ho da dire a Federico è allenare, Filippo, è di allenare di più le gambe. Non so se le allena o meno, penso, fa calisthenics, penso che le gambe non le allena quanto l'upper body, ecco. Però, cioè, questo è Nick Walker, guardate l'upper body di Nick Walker quando prendeva steroidi, quando aveva iniziato, e guardate quello di Filippo.
per non parlare della schiena di Filippo. E stiamo parlando di una persona che è stata baciata da madre natura per fare bodybuilding. Nick Walker è un caso genetico su 1 milione. E Filippo da naturale è più grosso di lui di quando aveva iniziato a bombasse. Come ho detto, Filippo, se inizi a fare utilizzo di steroidi, cioè noi ti possiamo tranquillamente vedere sul palco del Mister Olympia in pochissimi anni. Detto ciò, ci tengo veramente a fare i miei complimenti più sinceri, uno, al fisico che hai, Filippo, e due, alle tue prestazioni incredibili, perché quello che fai è impressionante, non l'ho mai visto. Fammi sapere tu cosa ne pensi nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, sempre molto apprezzato. Ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, attivare la campanella e, come al solito, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao, ragazzi.